Devo dire che oggi qui da noi abbiamo un po' la situazione un po' affollata, nel senso che ho tre ospiti e devo dire che mi sento anche abbastanza sicura perché sono degli ospiti che fanno una cosa un po' particolare, ovvero parlo di Alessandro Micheli, di Massimo Tiberia e di Pierluigi Micheli e della loro scuola di pugilato SD Domenico Tiberia Boxing Club. Ciao ragazzi! Buonasera! Buonasera, buonasera. Allora, siete in tanti e dicevo che appunto fate anche un qualcosa di particolare. Questa scuola di pugilato che rispettivamente ricordiamo che abbiamo il presidente, abbiamo un istruttore e soprattutto abbiamo il campione, lo posso dire? Certo, ha un vanto averlo qui ai nostri microfoni, eh? Un vanto. Ok, però allora innanzitutto iniziamo comunque magari dal presidente e soprattutto io voglio sapere come è nata questa scuola. Beh, questa scuola è nata circa 20 anni fa ed è nata per ricordare la figura di mio padre, che era Domenico Tiberia, è stato un pugile professionista, 6 volte campione d'Italia, e per riportare il nome di questo campione. Pure lei ha fatto pugilato? No, io da piccolino frequentavo la palestra con mio padre, però poi per altri motivi non ho potuto fare questo sport, però lo seguo. Perché ce l'ha nel sangue. Certo, bravo. Mi ha tolto la parola dalla bocca. Quindi prima mi dicevano di chiederle che cosa fa, perché è diventato presidente e che cosa fa il presidente all'interno di questa scuola. Il presidente gestisce, diciamo, le organizzazioni per le riunioni di pugilato, per far combattere i ragazzi, diciamo la roba burocratica e tante cose. È un po' il lavoraccio, no? È quello un po' il lavoraccio, sì, bravo. Fa tutte le scartoffie, certo. L'aspetto logistico, certo. diciamolo. Certo. E invece io passerei un attimo la palla all'istruttore, perché andiamo a scoprire anche quello che è il ruolo dell'istruttore, ovvero che cosa fa l'istruttore all'interno di una scuola di pugilato? Beh, noi lavoriamo con tantissimi ragazzi, partendo da bambini di 6-7 anni fino all'anziano di 60-65 anni. Ma che tipologia di bambini avete? Perché magari, cioè, vi viene il bambino tranquillo che magari il genitore vorrebbe un po' far svegliare, magari il timido. C'è sia il timido, il bambino timido, il ragazzo timido, c'è il bambino invece molto irascibile, che cerchiamo anche di poi di calmarlo e di lavorarci sopra. Quindi diciamo che abbiamo trovato il contesto giusto per sfogare l'iperattività. Certo. Sì, anche. Certo. Quindi sicuramente siete le maestre, le insegnanti e soprattutto le famiglie vi vogliono tanto bene. Sì, perché noi cerchiamo, perché poi nella palestra ci sono altri due tecnici, che Pio Ciotoli. Pio Ciotoli e Michele Gidi. E cerchiamo di... è una famiglia, noi non è che lavoriamo solo sullo sport, ma anche sul carattere del ragazzo, sul sociale, di essere sia sul sociale, sul padre, una mamma, parliamo con i genitori quando se c'è qualcosa di strano. E io direi, proprio rimanendo in tema di famiglia, visto e considerato che ricordiamo lei è per Luigi, c'è qui però un grandissimo vanto per lei, che è suo figlio, nonché un grandissimo campione. E andiamo Buonasera. A parlare con Alessandro. Che Alessandro, per esempio, può dirci nello specifico sia che cosa significa comunque magari affrontare comunque uno sport del genere, quindi il pugilato, e soprattutto come si diventa campione. Alessandro, dacci la ricetta. Sono tanti sacrifici... In questo sport bisogna farli. Ma tu come ti sei approcciato comunque a questo sport? Come ti ci sei avvicinato? È stato marito di papà? No, dato che stavamo parlando di ragazzi un po' elettrici, come si dice? Iperattivi, ecco, ero un ragazzo un po' così. Iperattivo, iniziato da piccolo, 13-14 anni. È uno sport che mi scaricava tanto e la sera riuscivo a dormire meglio. Ma tuo padre gli faceva anche da istruttore? Sì, ho sempre avuto vicino il maestro Pio Ciotoli. Da quando sono piccolo e sempre mi è stato vicino, sia caratterialmente come secondo padre, sia come allenatore. Vabbè, quindi comunque appunto mi dicevi che tu ti sei approcciato un po' nell'età adolescenziale, quindi è sì, stato comunque... da piccolissimo. Ok, quindi è stato anche un modo comunque per esprimerti, per dare finalmente sfogo al tuo carattere, no? Sì. Alla tua personalità. Sì. Però dicci un po', com'è la vita di un campione?
Ecco, mi alzo la mattina presto, mi alleno. In Italia, per colpa del poco seguito il pugilato e gli altri sport che si dà solo valore al pallone, tocca lavoro, cioè non posso fare il pugilato dalla mattina alla sera, mi devo dedicare al lavoro e al pugilato, quindi devo fare il triplo del sacrificio. E quindi lo possiamo dire, Alessandro, che sei un doppio campione, perché sei comunque magari un campione sia nel pugilato e soprattutto nella vita, perché ti sì. tocca fare sia comunque allenarti. No, no, mi tocca, a me mi piace lavorare. È la passione. Però di certo fare uno sport pesante è un lavoro pesante, faticoso, è molto faticoso. Senti, ma quindi com'è una tua giornata tipo? E mi alzo la mattina alle 3:30. Mi alleno, alle 5 vado al lavoro, sto fino a mezzogiorno l'una a sforzarmi con le gambe e alle 4:30-5 ritorno in palestra. Tutti i giorni? Tutti i giorni. Dal lunedì al sabato? Sì, la delle domenica... volte mi alleno pure la domenica. Mamma mia, questo ragazzo, papà, lo diciamo che è una grande soddisfazione? Beh, è una soddisfazione per me, per il presidente, per gli altri maestri che lo seguono da piccolino e cerchiamo di andare avanti, però la soddisfazione è la sua, perché ci ha creduto e ci crede per prendere il titolo. Beh, però devo dire che appunto alla base di tutto c'è comunque l'ottimo lavoro che ha fatto il presidente Massimo Tiberia. Lavoro lo faccio per loro, ma soprattutto è nato tutto da te, no? Sì, diciamo da me, da Pio Ciotoli, ma soprattutto da loro, perché ecco, come stava dicendo Alessandro, ci vogliono sacrifici per questo sport. Lui il titolo l'ha fatto il 28 gennaio e calcola che ci è stato comunicato fine ottobre, quindi Natale, Santo Stefano, Capodanno, la Befana l'abbiamo passato in palestra. Noi, io, i maestri con lui per stargli vicino, e abbiamo fatto sacrifici con la nostra famiglia, però è una grandissima soddisfazione avere lui, dopo 20 anni di sacrifici, riportare un titolo italiano nel nostro paese, nella nostra città, cercando, che ha dato i Natali a Domenico Tiberia, a Domenico Di Nolfi, campione d'Europa, un altro grande pugile di Ceccano, quindi è stata una grande soddisfazione. Beh, allora posso permettermi comunque di sfatare allora un mito, no? Il mito che molto spesso magari si pensa al pugilato come uno sport individuale, invece in realtà c'è tutto un lavoro di squadra dietro, quindi questo è molto importante, e soprattutto è molto importante quindi ogni singolo ruolo che avete voi, dall'allenatore, dal presidente e poi soprattutto dal campione, che poi è quello che dà sfogo a tutto quanto. Volevo dire che comunque, come stava dicendo il maestro Pierluigi Micheli, abbiamo dei ragazzini e il nostro scopo è togliere tanti ragazzi dalla strada e portarli in palestra, ma soprattutto per toglierli dai pericoli che ci possono oggi essere nella strada. Abbiamo ragazzi giovani, abbiamo anziani, e gli amatoriali stanno dando tanto pure a questo sport, si stanno avvicinando a questo sport, quindi voglio sfatare questo mito della bocca che sia crudele, non è vero niente. No, e soprattutto magari sfatiamo anche il mito e molto spesso il fatto che comunque gli italiani tante volte si dedicano soltanto al pallone, lo dicevamo prima, no? Certo. È molto importante invece dare spazio anche a questi sport minori, sport che comunque, come diceva appunto Alessandro, sono importanti soprattutto per quanto riguarda invece l'importanza della testa, no? E quindi il ragionamento, certo. E non soltanto comunque soltanto certo. L'aspetto fisico. Quindi c'è tutto questo che è importante. E quindi, presidente, quanto è importante magari la testa di un ragazzo che si approccia a questo sport? Io dico che prima dei muscoli della noce ci vuole il cuore e soprattutto la testa per un pugile. Perché sono le cose essenziali. E lo spirito di sacrificio. E lo spirito di sacrificio. Purtroppo non abbiamo sponsor, perché dobbiamo fare dei sacrifici per riuscire a organizzare. Ecco, l'ultima che abbiamo fatto ci sono voluti un sacco di soldi, però è stato un grande evento e ci sono state oltre 1700 persone per vederlo, quindi quasi tutta la giuceria si è radunata. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che tipo di evento era? È stato il titolo italiano Limone Micheli a Frosinone, a Palasport di Frosinone. Ringrazio il sindaco di Frosinone, l'assessore Nicola Ottaviani, il sindaco, l'assessore Fabrizi, Davide Buccioni che è il suo organizzatore e procuratore, il più grande organizzatore d'Italia, penso, lo posso dire chiaramente.
grazie a lui che abbiamo avuto questa opportunità, e grazie soprattutto ad Alessandro, che è stato un grande, lo posso dire. Eh sì, diciamolo che è veramente un grande campione, un grande esempio di vita, lo dicevamo prima, che però ha alle spalle altri due uomini molto importanti, che appunto istruttore, padre e soprattutto anche il presidente. Allora ragazzi, mi posso permettere di chiamarvi ragazzi? Certo, sì, siete giovanissimi. Sono... No, siete giovani, si sente nello spirito. Allora io darei a questo punto tutti i vostri contatti, perché magari soprattutto per i ragazzi più giovani, e appunto dicevamo tutto quanto il lavoro che fate dietro del salvare anche molti ragazzi da quello che può essere la vita di strada, chiamiamola così. Quindi diamo i vostri contatti. Questa scuola, la scuola SD Domenico Tiberia Boxing Club, che ricordiamo avere come presidente Massimo Tiberia, dove la possiamo trovare? Allora, in via Passo del Cardinale, Polo Sportivo di Ceccano, provincia di Frosinone. Poi la possiamo contattare anche tramite numero di telefono. Sì, il 347 61 13 904, che è il mio personale. E poi soprattutto possiamo trovare una pagina Facebook, certo, dove immagino che troveremo anche tutti i vostri eventi, foto e quant'altro, che ricordiamo essere SD Domenico Tiberia Boxing Club. Tra cui c'è pure la pagina di Alessandro De King Micheli, che è la pagina dedicata a lui, nella stessa struttura della pagina. Perfetto, allora io vi faccio ancora i complimenti e vi ringrazio di essere venuti qui ai microfoni di By Night. Grazie, Roma, grazie. È stato veramente un onore avere comunque delle persone come voi, e soprattutto lo posso dire, un campione proprio. Io ringrazio te e Radio Radio che ci ha dato questa opportunità, e ci vuole per questo sport. Grazie a tutti, e vi ricordo che questa è By Night, soltanto il top della capitale.